Ciao family e benvenuti in questo nuovo nuovissimo vlogmas, cari ragazzi e care ragazze. Con l'oggi ci mancano esattamente 7 giorni alla vigilia di Natale, giusto 7 giorni alla vigilia di Natale. E con quello terminano anche i vlogmas. Ma non vi preoccupate che la sottoscritta vi terrà sempre compagnia con video, vlog, con tutto. Vi terrà sempre compagnia. Comunque, adesso devo passare l'aspirapolvere in tutta casa e pulirmi tutta la cucina, perché già mi sono pulita la camera da letto, la battaglia, armadio, porta, tutto il letto, i comodini, sopra l'armadio, mi sono pulita tutta. Adesso mi devo fare la cucina. L'unica cosa che non faccio oggi sono i vetri, perché stamattina alle 6, quando io ho iniziato a pulirmi la camera da letto, pioveva. Adesso sembra che sia uscita la giornata. Il tempo si è schiarito, però i vetri io comunque non ne faccio. Preferisco farli, diciamo, intorno a venerdì, in modo che il giorno dopo è la vigilia e saranno i vetri super puliti. Ora continuo con le mie pulizie, perché se no si fa tardi. Sì, io vi, se non erro, vi disse che iniziavo lunedì con la pulizia settimanale, però lunedì devo andare dalle estetista a farmi sopracciglia e baffetto, per cui non posso dedicarmi completamente come io voglio alla casa, perché devo andare da lei. Allora faccio quel poco. Adesso è un po' lunedì mattina, perché tanto ci devo andare intorno alle 12, per cui faccio un po' adesso, un po' lunedì e poi la settimana prossima mi metto e mi faccio proprio la pulizia, come dico io, intorno a mercoledì, giovedì, momentiamo. Comunque, io ora continuo, se no veramente si va tardi e non concludiamo niente. E inoltre, dopo devo fare anche la pizza! Yeah. Go.
Siamo in macchina, cara family. Ciao family. Siamo andati a fare la spesa. Udite, udite, c'è la crisi, ma non si cammina. Supermercato pieno, stracolmo. Penso che sentite strade piene, è gente che spendono, eh. Per cui dicono che la via, ah, ok, hanno fatto un incidente. Ok, a casa. Non è perché ci serve il traffico. Ma è un incidente. Ma hanno fatto un incidente. Ok. Comunque, siamo andati a fare la spesa. Ce l'ho tutta qua nelle buste. Dopo a casa ve la faccio vedere. E tutto ciò, il signore qua. Questo qua, lo vedete? Questa faccia, tancelo. Mi ha dato un altro lavoro che ci devo fare, la pizza di callette. Questo signore qua mi ha dato un altro lavoro ancora da fare, molto molto bene. C'è venuta la voglia, ora la pizza di calletta con la crema cioccolato bianco pure. E vabbè, l'amore cosa fa? Lo accontenta, per cui preparatevi che facciamo tutto insieme dopo. Siamo tornati a casa, sono le 4, per fortuna abbiamo fatto quasi velocemente. Comunque ho preso le vaschette d'alluminio per farci la pizza di callette, il mio amato detersivo Mon Amour. Sì, è vero, ultimamente non lo stavo mettendo, avete ragione, ma raga, non ce l'ho fatta, lo dovevo prendere, il mio amato detersivo. Farina, nuvola, farina, bucatini, perché domani faccio la matriciana e ho preso i bucatini, uova, mozzarella, vabbè, lievito, pancetta affumicata, ovviamente spazzola, qua c'è scritto spazzola tessiva, io chiamo leva pelucci, leva pili, spazzola tessiva, lei con i tuoi campi può essere sempre utile. Bobboni vaginale. Biscotti per fare la pizza di pelletta. Cioccolato bianco. Allora, ce l'ho detto una volta, la pizza di pelletta è un dolce povero. Noi lo chiamiamo quasi il dolce dei poverelli, però è buon di dire che è un dolce semplice, non è complicato, con pochi ingredienti è ottimo. Io lo facevamo prima con le callette, un po' di crema e facevano il dolce. Latte, pancetta,
Spiretta limone per la sottoscritta. Passata di pomodoro che mi serve per fare la matriciana. Pimpe! E scatolette per le mie pimpe pelose. E ora c'è il piatto forte, l'oro giallo, qual è l'oro giallo? L'olio. L'oro giallo, prendi, che cos'è per voi? L'olio, è oro, l'oro giallo. Olio e una latina di Pepsi. Comunque raga, stessa marca, perché non ha una marca. È la marca del supermercato, Selix. 5,20 euro. L'unico che costava poco. 5,20 euro. Il piatto doveva parlare da 5,50 euro a salire su. Raga, io non lo so. Alto, ram, affanni. Cioè, 4. Pochissimo, pochissimo, 39 euro. 40 euro di spesa. No, 39. Ah, per dire, chiamamolo 40. No. 39, raga. Questo po' di spesa. Che raga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 pezzi, 40 euro. Io mi sparo. Comunque, adesso... E quello solo l'olio. E abbiamo preso due casse d'acqua. Due confezioni d'acqua per comprare 23 pezzi, 39 euro. Io mi sparo. L'olio e le due confezioni d'acqua, accettiamo quasi 10 euro. E poi il resto per mangiare. Io mi sparo. E non è che abbiamo fatto la spesa, dici tu mangi una settimana. No. E tu qua... Quanto è la spesa in una settimana? Non si mangia, prima ci riuscivi a mangiare. Se manca più la spesa mensile riusciamo a fare. Che è un macello. Che dai, io l'ho fatta l'ultima volta, per curiosità, fine luglio, inizio agosto, 190 euro sulle mancià. E non fate tutto del tutto, eh? Ci manca il macellato, del sì. Facevi il primo con 200 euro, cioè carne, pece, eurospino, detersivo. Se hai tolto il vizio di fare la spesa di detersivo, andò là, aperto, convinto. No, quando non mai vanno. Quando è quasi sulla settantina d'euro, di solito lui... No, 70. C'è scherzo, si tante. Si ricorda di messo in prezzo, family. E infatti no. Mai spesi noi. Massimo proprio che compriamo qualcosa proprio di marco. No, di marca, qualcosa per esempio. Non lo so, teneva in Monamur, vedevo che stavano solo quelli tuoi. Me li vedevo tutti e due. Diciamo qualche detersivo ti sconta. Comunque spendeva 40 euro. 40 euro. Ma esagerato però. Mo 70. 30 euro in più, cioè. E infatti siamo due, no, per lamentare, cioè questo è giusto per un ragionamento di andamento di come della vita, come sta andando la vita, però in Italia stiamo ancora bene. Quindi perché faccio questa affermazione? È perché strade piene, come ho detto prima, strade piene, supermercato è proprio gente che no, perché di Italia, per l'amore di Dio, ben, non sono geloso, però vorrei sapere, lo faccio pure io, non riprendenti soldi. No, ma il supermercato è proprio strapieno, raga. Mamma mia. Ma veramente è strapieno. E i carrelli non è che a me. No, l'altro po' strapoccavano, un altro po'. Comunque, ora il detersivo, quando mi termina, lo compro al supermercato. Tanto, un quale è presso. Sì. Mi conviene che lo metto al supermercato. Detto ciò, raga, io sistemo tutto, metto un pochino in carica. A voi, che dopo la siete in compagnia. La batteria della fotocamera, vi metto anche in carica a voi, così dopo siete belle cariche per fare il torcetto.
Intanto io sistemo il mio petto caffè, mi fumo la sigaretta, voi vi caricate e poi ci prepariamo il dolce. Il dolcetto. Intanto là, quella bella palla che abbiamo fatto stamattina è diventata una mega pizza. Sta esplodendo. A dopo. Iniziamo a preparare la nostra crema. Questa come la faccio io, non voglio insegnare niente a nessuno. 3 uova, solo il rosso, 4 cucchiai di zucchero e uso questo qua di canna, 2 cucchiai di farina e mezzo litro di latte. Iniziamo. Allora, togliamo il bianco. E chi dice? Mamma mia, che tesottime quanto cucini! Raga, si sa, una volta dopo cucinato si sistema. Dopo non penso che voi quando cucinate le cose in mezzo non le mettete. Ecco qua. 3 rossi e guardiamo. Di zucchero. E 4. Con una frusta inizio a mescolare. I 2 cucchiai di farina, e iniziamo a mescolare, 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 mescolare. Mescoliamo, mescoliamo, mescoliamo. Ecco qua. Ora ci andiamo a aggiungere un pochino di latte. Diciamo per renderci a mescolare meglio, per aiutarci a mescolare meglio, perché poi una volta che abbiamo amalgamato tutti i ingredienti, le uova, lo zucchero, la farina, proprio in modo bene bene bene, andiamo a abbandonare la frusta e mettiamo il cucchiaio di legno. E poi sul fuoco lo facciamo cuocere. Intanto ci andiamo ad aggiungere la cioccolata bianca. Ripeto, non voglio insegnare nulla a nessuno. Questo è come lo faccio io. Non voglio insegnare nulla a nessuno. La cioccolata la potete tritare a pezzettini come sto facendo io, come vi è più comodo, così lo fate, non ci sono problemi, come volete fare. Una volta aggiunta la cioccolata e messa sul fornello meteo, abbassate ovviamente un po' la fiamma e aggiungiamo tutto il latte. E ora
qualcuno proprio che ha tanta tanta forza e tanta pazienza, come ha avuto la pazienza di chiedermi dolce, si mette pure a mescolare affinché non si squaglia tutta la cioccolata, affinché non si tensa. Prego! Mescola! Raga, ci è piaciuta la bicicletta? E mo pedala! Ecco la crema. È venuta bella. È venuta bella. Ha fatto pure il lavoro, il signor assaggiatore. Ha fatto veramente un bellissimo lavoro. Ho dovuto usare anche lo spartitore elettrico, perché subito si facevano gli agrumi, però venuta è fantastica, veramente è fantastica. Adesso lo lasciamo raffreddare per qualche minuto. Anzi, qui come eccola, ci devo mettere la pellicola e lo dovrei fare raffreddare completamente. Però già lo so che il signore mio, il mio sposo, stasera dopo la pizza, se vuole mangiare una fella di torta, per cui la devo fare assolutamente adesso. E se lui vuole aspettare, allora io la faccio raffreddare completamente. Per cui ora la vado a coprire con la pellicola. E la pellicola deve proprio aderire alla crema. Ecco, cara family, eccoci qua. Allora, iniziamo ad aprire i biscotti e li andiamo a inzuppare nel latte e li mettiamo nella teglia. Ecco qua. Ovviamente voi, se preferite, potete fare anche la crema del tiramisù. Ovviamente potete fare tutte le creme che volete. Anche a Nutella, come volete. A me, perché a mio marito c'è venuta foglia di cioccolato crema bianco. A cioccolato bianco. E io ce l'ho fatta. L'altra volta, se non mi sbaglio, la fece con quella del tiramisù, la crema. Invece proprio ti ha messo un po' con questi biscotti qua. Esatto. Ecco qua, così ragazze. Si muovono i cattivoni, però non li mettiamo al loro posto. Si è fatto morbido. Ovviamente la crema quanto ce ne volete mettere, questa è tutta una torta a piacimento, Anche quanto la volete fare alta, se volete fare più strati. Per esempio, questo è un altro strato sopra, come più preferite potete farla. Questa è una torta che non, senza problemi, senza stress. Come più volete
preferite farla più strati, meno strati, come volete, così la fate tranquillamente. I biscotti potete, questi qua secchi di qualsiasi marca, e i novellini ve li sconsiglio perché quelli già sono morbidi per morbidi sé. In sé per sé, mettendoli pure nel latte si ammorbidiscono e fate la zuppa molto, molto velocemente e fate la zuppa dopo, non vi conviene. Comunque io quando faccio una cosa non sono mai da sola, perché ho i telespettatori. Uno in particolare. C'è la mia cagnolina. C'è Lunetta. Vuole qualche biscotto con latte, qualche biscotto con la crema. Io vedo preparare. Io comunque sono, ragazzi, sono ecco qua. Io adesso continuo. Penso che la riempio tutta. Mo vediamo. Non lo so. Ecco qua, ragazze. Io l'ho fatto. E ora lo mettiamo in frigo. E dopo vi dico. Per 3-4 ore. E dopo vi dico com'è. Io ho fatto 4 strati di biscotti. Com'è alta la teglia. Se avevo ancora la crema, potevo fare pure una quinta fila. Però così già bella va benissimo. Alta. Questa è bella se lavate la sera prima. Per la mattina, per la colazione, perché con questa, raga, fate una colazione bellissima. Io adesso la metto in frigo fino a stasera alle 8 più o meno. E poi l'assaggiatore vi dice com'è. Vi dice, c'è la crema perché l'abbiamo assaggiata. È ottima, Femi. Ed è buonissima, per buonissima. Cui... Brava la cuoca! A dopo! Thank you.
canale sta rimettendo perché ha avuto problemi su YouTube. Eccoci qua. Ora metterà il pettetto. No. Il tutizio. No. Il pettetto, come si? Il verdetto. Ora me lo tira. Il verdetto, sì, hai detto bene. Il verdetto. Comunque. Ottimo, 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 ottimo. Bello, sento bello quel cioccolato bianco, bello, bello, bello. Buono, buono, molto buono. Questo è un dolce semplice, pochi ingredienti. Vabbè, pochi ingredienti. Ci vuole solo i biscotti e latte, poi lo potete fare come lo volete voi. Sì, io faccio quello bianco e lo volevo così. Però penso che lo potete fare pure con la marmellata, penso. No, marmellata no, perché questo è un dolce tipo... si fa con latte, non si dice, non si sposa tanto bene secondo me. Beh, a chi piace lo può fare quello con la marmellata, però è un dolce. Dovreste provare. No, non lo proverei però. No. La morte sua è così, cioccolato. A cremine. Cioccolato bianco si sposa bene, ben zuppa senza caffè, solo con latte. Ma quello solo con latte si zuppa. Beh. E la pizza? Ottima, bella morbida, croccante, bella. Mi stanco. E cosa ne pensi che tra una settimana, giusta, cioè tra 7 giorni, terminano questi vlogmas? Io? No, chi la fa? Ecco, per te è complicato, per me è un piacere stare. Cosa ne pensi che terminano? Che termino? Pure io li voglio far durare di più, che poi diventa una routine, come se chiacchieriamo voi. E infatti siete nostri amici virtuali, però siete nostri amici ormai. Così diventa, perché la community è così. Per noi si diventa amici, quindi dopo sembra brutto che non sentirci tutti i giorni, però si sentiremo perché poi finiscono i vlog, ma però cominciano i video, è la stessa cosa. Comunque ci si vabbè, finiscono i vlog, ma sì, il 24, però dopo un paio di giorni comunque ci sarà il video del frigo, esatto. Poi sul tuo canale la recensione. Sì. Poi comunque ci saranno i vlog e i video. Le vai. Vi terrò sempre compagnia. Sì. E voi cosa ne pensate? Fa piacere la compagnia? Fate sentire un po' per voi. Detto ciò, io mi matto. Un enorme bacio e ci vediamo domani con un nuovo vlogmas. Ciao!